Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento sugli temi dibattuti e sulle attività del Consiglio regionale. E noi andiamo subito a vedere nel sommario i temi principali di questa edizione. È stato un lungo dibattito, quello in Consiglio regionale di fine anno per la legge di stabilità 2023 di Regione Toscana e i gruppi sono intervenuti con i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni per fare un focus su tutti gli aspetti legati alla legge di bilancio e a quali sono i temi principali che sono entrati nel dibattito di Regione Toscana. Tanti quindi gli atti, tante le discussioni, ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è stato approvato e che cosa potrà cambiare nella vita dei cittadini toscani nel 2023. Ci sono una serie di risorse importanti che vengono incrementate, sono circa 427 milioni di euro quelli che vengono ad aggiungersi al fondo sanitario, quindi avremo una dotazione maggiore da questo punto di vista, ma c'è anche un incremento di 850 milioni di euro sulle risorse comunitarie previste per il periodo 2021-2027, un incremento sensibile di risorse provenienti dal PNRR e 109 milioni di spesa in conto capitale che vengono da risorse regionali. Questo ci consente anche di ricalibrare in alcuni settori strategici di governo della Regione le risorse che vengono messe a disposizione. Tra i settori nei quali si registra un maggiore incremento di risorse, quindi anche di interventi da parte della Regione Toscana per l'annualità 2023, ricordiamo innanzitutto la materia del diritto allo studio, quella della cultura, dove vengono fatti numerosi investimenti sotto il profilo della tutela del patrimonio storico-artistico e quindi del recupero degli edifici storico-artistici nel territorio della Regione, un incremento significativo delle risorse destinate alle politiche sociali, ci sono 30 milioni di euro che sono finalizzati all'edilizia popolare pubblica, quindi un intervento molto atteso che consentirà di dare risposte puntuali al territorio. Ci sono alcuni settori strategici che hanno una crescita di risorse a disposizione dopo un periodo di contrazione. Penso soprattutto alla materia del turismo, nella quale si registra un incremento di circa 11 milioni di euro per l'annualità 2023, ma anche settori importanti come ad esempio quella della difesa del suolo. Per quanto riguarda la materia delle infrastrutture e dei trasporti, rimane sostanzialmente invariato lo stanziamento, siamo a circa 950 milioni di euro sull'annualità 2023, molti dei quali, circa 640, sono destinati proprio alla convenzione per il trasporto che viene usualmente e annualmente effettuato sia via terra, sia via ferro, sia via mare. Diciamo che i soldi per la sanità purtroppo non sono mai abbastanza. La situazione per la sanità è critica in quanto siamo in una fase di transizione in cui si stanno modificando tante cose a partire da quella che sarà la revisione della medicina territoriale con le case di comunità, gli ospedali di comunità, eccetera. Sicuramente quello che è appena uscito sulla riforma della continuità assistenziale 118 non è il risultato che può portare dei vantaggi, perché se si vuole in qualche modo distruggere un reparto, questo è il metodo giusto, perché non ci saranno più medici di continuità assistenziale titolari, ma conviene per i medici essere o dei sostituti o gli specializzandi, in quanto dal punto di vista economico, e quindi rientro nel discorso del bilancio,
medici sostituti possono accedere alla flat tax, mentre i titolari, essendo dipendenti del sistema sanitario, questo non lo possono fare. Quindi credo che non si stia andando verso una soluzione, perché la sanità, al di là del discorso economico e tutto, è un servizio primario che i cittadini devono ricevere. Per cui, senza dover andare a rinvangare di solito le difficoltà che abbiamo nelle zone, diciamo quelle fragili, lontane dai centri ospedalieri, credo che questa riforma della continuità assistenziale non sia ottimale, e quindi purtroppo siamo sempre nei problemi come gli anni scorsi. La legge di bilancio traccia una linea ben precisa su quello che sono gli obiettivi per il prossimo anno e per i prossimi anni della Regione Toscana. In prima battuta lo sviluppo economico, con 198 milioni per lo sviluppo alle imprese, quindi la parte delle start-up, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo e dell'internazionalizzazione, prevedendo un aiuto concreto e un affiancamento con tutto il nostro mondo produttivo. A fianco a questo la formazione professionale, con 201 milioni. È importante collegare allo sviluppo dell'impresa la formazione professionale, perché il mondo dei lavori sta cambiando e quindi abbiamo la necessità di affiancare le imprese e il mondo anche dei giovani e dei ragazzi nella qualificazione per i lavori che vorranno fare. A fianco a questo l'agricoltura, con una più che raddoppiata cifra in bilancio, dove andiamo a toccare un nervo sensibile, quindi anche lo sviluppo della nostra agricoltura, agricoltura sociale e non solo. Infine il turismo, anche qui una cifra che va oltre 18 milioni, dove si va a curare quella che è l'immagine di attrazione della Regione Toscana e anche una parte relativa al sistema neve, che è un'altra parte importante della nostra attrazione turistica. Questa è in sostanza la manovra, dove avremo sicuramente da fare nel 2023 un lavoro importante, concertandolo insieme a tutte le associazioni di categoria. Questo è sempre il nostro primo obiettivo, che siano sempre progetti, aiuti che siano concertati con l'ascolto che viene anche dal basso. Allora, per quanto ci riguarda, pur cercando di tenere un clima collaborativo all'interno della seconda commissione, cercando di togliere per quanto più possibile la retorica classica dell'antagonismo opposizione e maggioranza, ci aspettavamo da questa manovra molta più chiarezza, un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio. Le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo, dell'inflazione, del post-Covid, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del rincaro dell'energia. Tutto chiaramente va a appesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione. Però appunto ci sembra che manchino due cose. Manca una risposta chiara, e manca chiaramente una risposta che fosse energica e fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori, dal turismo all'agricoltura, passando per il commercio e per l'artigianato. Nonostante questo, chiaramente non ci sentiamo smentiti, perché le incertezze sul futuro di sviluppo Toscana, che in questi giorni abbiamo risentito in aula, per non parlare del fallimento pressoché completo della tabella di marcia sul PNRR, non è che ci gratificano. Siamo fortemente preoccupati, quindi cosa potevamo fare di più? Assolutamente forse no, potevamo fare un pochino prima e sicuramente molto meglio. Devo dire che nonostante le fatiche e i costi della sanità, il caro bollette che gravano sul bilancio regionale, la cultura mantiene un ruolo prioritario, soprattutto sul fronte degli investimenti. Si moltiplicano gli aiuti per gli enti locali e per i progetti di valorizzazione e di cura dei beni culturali, si mantiene un'attenzione alta incrementando i fondi per il finanziamento del diritto allo studio e i fondi per l'istruzione, a testimoniare che formazione, istruzione, sostegno alle famiglie per poter far crescere i figli e andare a scuola serenamente, nonostante il caro vita che avanza e le difficoltà che derivano dalla congiuntura economica, mi sembra che possiamo dirci soddisfatti. Molte delle poste in gioco rilevanti sulla parte di spesa corrente verranno rinviate alla prima variazione, ma il bilancio di investimento, soprattutto sul fronte pluriennale, è importante, fa ben sperare.
e ci fa immaginare un futuro di lavoro e di opportunità di crescita per la nostra Toscana, nella quale la cultura rimane sempre al centro e protagonista. Per quanto riguarda la cultura, devo dire che manca un po' di programmazione regionale. Infatti stiamo facendo come Commissione gli Stati Generali della Cultura proprio per arrivare ad avere delle linee politiche precise sulla cultura, perché la cultura per la Toscana, secondo me e penso anche secondo tutti i membri della Commissione, è importantissima, lo sappiamo, la Toscana è cultura, però ha bisogno di più programmazione, perché abbiamo visto che troppe cose vanno su Firenze e poco va su tutto il resto della Toscana, che invece ha tanto da dare a livello culturale. Quindi bisognerà con gli Stati Generali della Cultura arrivare proprio a questo obiettivo di una programmazione, diciamo, precisa, per poter veramente avere la cultura diffusa in tutta la Toscana. La Commissione Europa si sta caratterizzando grazie a uno spirito di grande condivisione e collaborazione che anima i lavori della nostra realtà, con davvero una strategia che vede la volontà di raggiungere obiettivi precisi per far conoscere ancora di più e diffondere quali sono i valori e soprattutto le opportunità che per il territorio toscano la connessione con le istituzioni europee può rappresentare. Per questo io ringrazio tutte le commissarie e commissari, a partire dal vicepresidente Galli e dalla vicepresidente Paris. Abbiamo in questo ultimo anno lavorato molto sulle questioni della giornata dell'Europa, che per noi non si esaurisce soltanto a una data, ma come avete visto si è articolata con moltissimi appuntamenti, tra i quali spicca anche il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli, che tra l'altro nei primi giorni di gennaio vedrà lo svolgimento della premiazione con l'assegnazione delle tre riconoscimenti che una commissione composta da docenti universitari ha individuato e selezionato. Abbiamo molti progetti e molte cose in cantiere e cercheremo ovviamente di raggiungere l'obiettivo di fondo, che è quello di avvicinare ancora di più la Toscana all'Europa. Innanzitutto la questione più importante è che noi con questo bilancio diamo avvio alla programmazione dei fondi comunitari 2023-2027 e noi abbiamo chiesto come Commissione che il 30% di questi 3,3 miliardi di euro siano destinati alle zone delle aree interne, comuni, imprese. Questo significa cioè aver introdotto una riserva che, in cui la Regione si è autoimposta che quasi più di 900 milioni di euro alla fine in questi 5 anni siano destinati allo sviluppo di questi territori. Tutta una serie di interventi più puntuali ovviamente riguardano le questioni del Fondo per la Montagna, dove ormai siamo nel 2022 a circa 9 milioni di euro investiti dalla Regione a sostegno delle progettualità delle unioni dei comuni montani su interventi puntuali importanti per lo sviluppo di queste aree. Riproponiamo questa misura anche nel 2023, così come un altro elemento fondamentale su cui ci siamo battuti è sostenere la progettazione. Ci sono i fondi, però se i comuni piccoli non sono in grado, perché hanno poco personale o poche risorse o entrambi i problemi, di presentare i progetti, rischiano poi di essere tagliati fuori. Quindi continuiamo a sostenere l'attività progettuale. Un'altra questione rilevante per cui ci siamo battuti è la questione della siccità in agricoltura. Abbiamo istituito per il secondo anno un fondo a sostegno dei consorzi di bonifica per realizzare gli invasi e per fare in modo di sostenere e anche progettare le reti irrigue. Anche qua, se non ci sono i progetti, le risorse nazionali ed europee su questa emergenza non si intercettano. Quindi noi come Regione sul tema delle aree periferiche e marginali ci muoviamo molto sul sostegno alla progettazione.
Siamo giunti al termine del racconto che anche oggi abbiamo fatto tra maggioranza e opposizione e i temi del Consiglio regionale. Noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.